La Fondazione Ecco Prepara Opportunità, nata nel 2001 grazie al supporto del gruppo Adecco, ha come obiettivo quello del sostegno di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro e lo facciamo attraverso percorsi di educazione e di orientamento al lavoro proprio destinati a offrire a queste persone gli strumenti adatti per essere autonomi nella gestione della vita professionale. E in questi 10 anni abbiamo avuto modo di incontrare varie tipologie di svantaggio. Nonostante l'obiettivo fosse quello di occuparci di 5 categorie in particolare, parlo di persone con disabilità, di persone over 40, di disoccupati di lunga durata, di donne con cariche di famiglia e di un'ultima categoria abbastanza particolare che sono gli atleti di alto livello che hanno terminato la carriera agonistica. In questi 10 anni abbiamo incontrato oltre 5.000 persone, abbiamo offerto loro un percorso di orientamento e un percorso professionale che ha permesso a 3.200 di vivere un'esperienza di lavoro concreta e di essere oggi integrate nel mercato del lavoro. Abbiamo voluto celebrare questi 10 anni di attività, attraverso una serie di eventi, l'ultimo che si è svolto a Roma, durante il quale abbiamo voluto riconoscere a aziende che in maniera virtuosa si sono rese disponibili ad entrare nei progetti che abbiamo sviluppato e che hanno poi portato un contributo determinante nell'integrazione al lavoro di persone con svantaggio. Mi fa piacere citarle perché sono aziende che hanno veramente dimostrato una capacità, una sensibilità specifica nell'affrontare queste tematiche e sono Allianz Italia, Microsoft Italia, Linklaters, Eli Lilli, Vivai Fiorentini, che è una piccola realtà toscana, e la Feltrinelli. Con queste aziende abbiamo in particolare lavorato su persone con disabilità, su disoccupati di lunga durata, su donne con cariche di famiglia e anche con qualche progetto, in particolare nella Feltrinelli, con persone immigrate, quindi persone straniere. Nonostante non sia una delle categorie su cui la Fondazione in maniera esplicita si è concentrata, perché consideriamo le persone straniere coinvolte disoccupate di lunga durata o legate ad altre tipologie di svantaggio di cui ci occupiamo, è stato comunque un progetto importante, non isolato sul tema dell'immigrazione, perché abbiamo un'esperienza interessante fatta con il Centro Italiano Rifugiati. Questo, in particolare, questo progetto è stato utile per far capire che l'etichetta dell'immigrato è in realtà un'etichetta che una volta, come dire, è affrontata e compresa, non rappresenta una forma di svantaggio per essere inseriti all'interno del mondo produttivo. La parte di svantaggio legata all'immigrazione, come spesso capita per il genere, per l'età, è interpretata per categorie, mentre invece in maniera statica, mentre invece nel nostro percorso di questi 10 anni ci siamo resi conto che lo svantaggio ha, come dire, un'evoluzione dinamica e peraltro non è legata sempre alla stessa persona con la stessa situazione. Il mercato del lavoro tra 10 anni pone interrogativi ai quali è forse già difficile rispondere, senza pensare a quali potranno essere le evoluzioni del mondo economico, le evoluzioni demografiche e di conseguenza le evoluzioni sociali. Pensando agli anni successivi, bisogna avere un contributo forte da parte di un'evoluzione positiva dell'economia, perché diversamente sarà complicato utilizzare bene le regole che dovranno uscire nei prossimi anni da quella che sarà la normativa sulla gestione del mercato del lavoro. L'invecchiamento della popolazione e di conseguenza l'invecchiamento della popolazione attiva porterà sconvolgimenti all'interno del mercato del lavoro, sia per quel che riguarda l'età della forza lavoro che si presenta oggi, si presenterà a maggior ragione tra 10 anni, quindi le stime sul 2020 sono per un invecchiamento importante, quindi per una presenza di over 40 e di over 50 più alta, quindi oltre il 25%, che comporterà da una parte la riduzione di persone giovani che potranno entrare nel mercato del lavoro e quindi un riferimento molto forte di nuovo alla forza lavoro che arriverà dall'immigrazione. Dall'altra, per chi rimane, permane nel mercato del lavoro, quindi l'invecchiamento della forza lavoro dovrà comportare una maggior competenza delle persone che si affacceranno tra 10 anni a nuove sfide professionali, dall'altra poter prevedere sui flussi migratori una giusta combinazione tra ingresso nel mercato del lavoro e ingresso nel paese e ingresso nel mercato del lavoro con le giuste proporzioni. Quindi l'impegno nostro sarà, proprio forti dell'esperienza dei 10 anni passati, concentrarci sull'attuazione
su quelle che possono essere i fattori di debolezza e di criticità di chi si affaccia o si affaccerà nel mercato del lavoro dei prossimi anni.